Allora, in quel balconcino cosa c'è? In quel balconcino è tutta la sporcizia, ci sono i topi piccoli che salgono in su, li abbiamo già ieri visti, li fotografiati, e stamattina abbiamo visto un topo grande così, la tana, che ha una coda lunga. Qua c'è il topolino che va in su e in giù, gira, si va a fare una passeggiata. Sono 3 mesi quando io dal balcone li guardo e mi diverto, per dire la verità. Quanti ne avete visti? Saranno 20, 30. Topi a decine, grandi e piccoli, una vera e propria invasione. Sono loro i nuovi inquilini degli appartamenti sfitti al quarto piano dello stabile di Via Bolle 42, caseggiato Aller, alla periferia ovest di Milano. Da settimane i roditori hanno fatto la tana tra l'immondizia accumulata negli alloggi sgomberati dagli abusivi e da lì, attraverso le grondaie e le tubazioni, stanno invadendo tutto il palazzo, costringendo gli inquilini a una caccia quotidiana armati di trappole. Avete trovato? Sì. Nel bagno li abbiamo trovati che morti, mezzo vivi, perché erano attaccati con queste trappole. Che sto consumando soldi. E più possono uscire anche nei batte. Dobbiamo chiudere tutto, perché sennò qua noi ci facciamo... Cuciniamo insieme con i topi, mi sa. Cioè la casa è invasa dai topi? Sì, anche i muri. Se noi facciamo, chiudiamo i buchi, i topi entrano in casa. Perché li sentiamo che grattano dentro i muri. Sui balconi, nei bagni, l'invasione dei topi è ovunque, una situazione di degrado vergognosa, protestano le 51 famiglie che vivono in questo stabile da anni abbandonato all'incuria. Sono appartamenti che sono chiusi di 8, 9, 10 anni che non li danno. E dopo spiego che io ho chiamato la ispettrice Laller, ha fatto la fotografia da me, ha detto avvisiamo. Sono passati 2 mesi e mezzo, non hanno fatto niente, che io mi trovo, che mi dice signora, hanno chiesto la residenza, ho detto va bene, fra un po' usciamo noi e vengono i topi e stiamo qua. È venuto un ispettore dell'Aller che ha chiuso una porta e ha detto che praticamente sono inagibili gli appartamenti e di conseguenza diciamo che sarebbe da demolire. E viviamo in uno stabile che è da demolire. Io un degrado così non l'ho mai visto. Dal 1 di agosto è stata programmata la deratizzazione del palazzo. Gli inquilini sperano che a sostenerne le spese sia l'istituto, ma non basta eliminare i topi. Ovunque nel cortile, come nelle cantine, cumuli di immondizia abbandonata, l'habitat ideale per gli sgraditi inquilini. Eccoci in una delle tante cantine dello stabile, qui come potete vedere troviamo una vera e propria discarica, c'è davvero di tutto, una sedia, un materasso, un lavandino, persino un water e tanta spazzatura. Le cantine sono inutilizzabili perché sono tutte disarcionate le porte, tutte spaccate, spaccano tutto, quindi nessuno inquilino, quelli regolari, non si fidano di mettere nulla nelle cantine, quindi sono in stato di abbandono. Roba marcia dentro, ci vengono tutte queste infezioni. Abbiamo, diciamo, l'igiene non c'è.